Buongiorno a tutti e a tutte, io sono appunto Tommaso Opoche della comunità di Sant'Egidio e siamo molto contenti insieme a Susan di trovarci qui oggi con voi per questo incontro così importante sulla pena di morte, che è anche una bella tradizione qui al Curiel e noi siamo contenti ogni anno quando si riesce di esserci, ecco, per condividere una riflessione su questo tema. Io volevo solo dire qualche parola di introduzione per poi lasciare proprio a Susan la parola. E Susan viene da lontano, viene dagli Stati Uniti, e sta a Padova in Veneto per qualche giorno in occasione della giornata internazionale Città per la Vita, Città contro la Pena di Morte, il 30 novembre, una iniziativa della comunità di Sant'Egidio che insieme a tante città nel mondo, che oggi sono più di 2000, vuole dire la propria contrarietà alla pena di morte, ed ogni città per dire il proprio no alla pena di morte, il proprio sì alla vita, illumina un monumento significativo, e qui a Padova sarà la Torre dei Signori, il 30 novembre pomeriggio verrà illuminata, a Roma viene illuminato invece il Colosseo. Ma allora perché ritrovarsi a parlare della pena di morte? Questo è un sogno, l'abolizione della pena di morte è un sogno che segna il lavoro della comunità di Sant'Egidio già da diversi anni. La comunità di Sant'Egidio, per chi non la conosce, è un'associazione nata a Roma nel 1968 che si occupa di lotta alla povertà, sia locale con tanti progetti e attività di solidarietà nelle città in cui è presente, anche qui a Padova, ma anche a livello internazionale, nel lavoro per la pace, per il dialogo e appunto per l'abolizione della pena di morte. Ma questo è un sogno che viene da lontano, proprio perché in Italia la pena di morte, come voi sapete, non c'è. È stata abolita formalmente per tutti i reati nel 1994, non si parla di secoli fa. Già da tempo non veniva però applicata, quindi si è trattato di un'abolizione formale per tutti i reati nel 1994. È un sogno che viene da lontano, perché invece in molte parti del mondo la pena di morte oggi è applicata. Basta pensare alla Cina, dove le esecuzioni capitali sono migliaia e non è possibile sapere il numero esatto delle esecuzioni capitali che ogni anno ci sono in Cina, perché la pena di morte, o meglio le esecuzioni, sono segreto di Stato. Non si sanno, sono appunto segrete. A volte i familiari vengono a sapere dell'esecuzione del proprio figlio, del proprio parente, a esecuzione già avvenuta, magari da tanto tempo. La pena di morte c'è negli Stati Uniti, anche se la tendenza è quella che va verso una tendenziale abolizione. Già diversi paesi, diversi stati degli Stati Uniti d'America hanno abolito la pena di morte negli ultimi anni o non la applicano de facto, ed è stato molto importante il discorso che Papa Francesco ha rivolto al congresso americano qualche mese fa, in cui ha chiesto l'abolizione della pena di morte. E questo progresso verso una tendenziale abolizione della pena di morte lascia pensare e sperare che l'abolizione della pena di morte sia una questione di tempo. Un po' come nel passato la schiavitù è stata abolita, così anche gli eventi, l'evoluzione rispetto al tema della pena di morte lascia pensare che avvenga lo stesso. Ma allora perché parlare della pena di morte e perché farlo in Italia, dove la pena di morte è già stata abolita? Noi crediamo che sia anzitutto importante conoscere quello che succede anche al di là del nostro paese
e in questo tempo così particolare anche segnato dagli eventi di Parigi di qualche settimana fa, e rispetto ai quali anche si è levata da più parti nuovamente il dibattito sulla pena di morte per i terroristi. Ecco, è importante conoscere quello che succede al di là del nostro paese e cercare di capire quanto avviene, e questo vuol dire anche interrogarsi sul problema della pena di morte. Ma vorrei dire soprattutto che parlare della pena di morte per noi della comunità di Sant'Egidio vuol dire anzitutto parlare di storie di persone. Sono le storie anzitutto dei condannati a morte, le loro storie, i loro nomi, i loro volti. E proprio a partire dalla storia di amicizia con uno di loro è nato l'impegno di Sant'Egidio per l'abolizione della pena di morte. Si trattava di un ragazzo, anche per questo ve lo racconto, un ragazzo di 18 anni, quindi credo dell'età di alcuni di voi o poco più grande. Era un ragazzo afroamericano che viveva in Texas, il suo nome era Dominique Green. Dominique era un ragazzo, diciamo, di strada, era uno che viveva una vita un po' al limite, e un giorno venne coinvolto in una rapina. E questa rapina, si parla di più di 20 anni fa, in questa rapina, come si usa dire, ci scappò il morto, una persona venne uccisa. Dominique era insieme ad altre persone, vennero processate, ma Dominique era l'unico nero fra chi aveva partecipato alla rapina, e non solo era nero, ma era anche povero, non poteva pagarsi un avvocato, gli venne attribuito un avvocato d'ufficio. E questo avvocato d'ufficio, e gli avvocati d'ufficio non sempre seguono la vicenda dei loro clienti con la dovuta attenzione, ecco, soprattutto nel caso di Dominique, questo avvocato non presentò entro la scadenza prevista dal procedimento le prove che avrebbero potuto dimostrare che Dominique non fu colui che premette il grilletto, non fu colui che sparò. Eppure Dominique fu l'unico dei processati ad essere condannato a morte e finì nel braccio della morte di Huntsville. Huntsville è una piccola cittadina del Texas che vive attorno al braccio della morte, vive attorno a questa grande prigione. E Dominique passò lì anni e anni della sua vita, finché a un certo punto decise di scrivere una lettera aperta ai giornali, in cui semplicemente chiedeva che qualcuno si interessasse della sua storia, che qualcuno gli scrivesse. Era una richiesta d'aiuto, anche frutto della disperazione in cui era caduto nel braccio della morte. Una persona della comunità di Sant'Egidio lesse questa lettera sul Corriere della Sera, tradotta in italiano, e iniziò a corrispondere con lui. Fu l'inizio di un'amicizia con questo ragazzo poco più che ventenne, destinato all'esecuzione, che aveva chiesto un po' di amicizia. E questa amicizia epistolare divenne poi col tempo anche un'amicizia reale, concreta. Andammo a visitarlo nel braccio della morte, cominciamo a diventarci amici e cominciamo a conoscere un giovane che era profondamente cambiato. Dominique di notte rimaneva sveglio, disegnava, scriveva poesie, leggeva, ed era diventato un po' un riferimento per tanti altri condannati a morte che vedevano in questo ragazzo buono, profondamente cambiato, un esempio di speranza. E l'amicizia con Dominique fu poi anche aiutarlo a avere un sostegno legale migliore. A un certo punto sembrò che la condanna dovesse essere commutata, in realtà poi qualche anno fa Dominique venne eseguito e morì. L'amicizia con Dominique aprì il nostro sguardo sui bracci della morte, sulla vita di tanti condannati. Io ricordo un amico, un uomo che è stato a Padova qualche anno fa e che ha parlato a studenti come voi in altre scuole,
si chiama Curtis McCarthy, un uomo che è stato nel braccio della morte per oltre 21 anni, da innocente. Dopo 21 anni fu scoperta la sua innocenza e fu liberato. Curtis mi raccontava come per 21 anni lui abbia vissuto sapendo che ogni volta che qualcuno bussava alla porta della sua cella, per 21 anni poteva essere per il pranzo, per la cena, oppure per essere portato al patibolo. E lui si domandava: è possibile vivere così? È vita questa? Ecco, l'amicizia con persone così ci ha aperto le porte dei bracci della morte all'umanità dolente di tanta gente che aspetta l'esecuzione, innocente o non innocente, ma anche l'amicizia con tanti familiari di vittime, come Susan. Susan racconterà la sua storia. Susan ha perso il padre, che è stato ucciso, e ha vissuto un travaglio interiore per perdonare la persona che aveva commesso questo e per salvarla dalla condanna capitale. L'amicizia con tanti condannati a morte familiari delle vittime ci ha mostrato quanto la pena di morte sia ingiusta. Allora, anzitutto, studi scientifici dimostrano che la pena di morte non è un deterrente, cioè la pena di morte non dissuade dal compiere gravi reati. Non è vero che nei paesi in cui c'è la pena di morte i reati diminuiscono, piuttosto accade il contrario. Vi dicevo prima di Huntsville, questa piccola cittadina in Texas che vive attorno al braccio della morte, dove gran parte delle persone che vivono ad Huntsville lavorano nel braccio della morte. Ebbene, ad Huntsville la percentuale di reati domestici, cioè di reati che avvengono entro le mura di casa, all'interno delle famiglie, è molto superiore rispetto alla media americana. È molto superiore. Questo sta a dire come il braccio della morte crei una cultura di violenza, una cultura negativa, che influenza anche la vita domestica delle persone. Poi c'è il rischio, come sappiamo, di mettere a morte degli innocenti, e dalla pena di morte non si può tornare indietro quando ci si accorge che in realtà il condannato era innocente. Non si può risarcire il danno, non si può riportare in vita qualcuno, ma anche per i colpevoli la pena di morte noi crediamo sia ingiusta. Con la pena di morte lo Stato scende al livello del criminale, anzi scende ancora più in basso, premeditando a tutti gli effetti un omicidio. Una società con la pena di morte è una società senza futuro. Occorre uscire dai tentacoli della violenza, e per farlo è necessario elevarsi al di sopra dei violenti, promuovendo una cultura della vita e non una cultura della morte. Quando una persona viene eseguita nel braccio della morte e viene redatto il certificato medico, alla voce causa della morte si scrive omicidio. Ma io non vorrei rubare altro tempo, e ne ho già rubato troppo a Susan. Vorrei lasciarle la parola e vi chiederei veramente di seguirla con attenzione, anche perché quanto vi racconterà non è per lei facile da raccontare. È una storia molto personale, è una storia di dolore, una storia di sofferenza, che però Susan vuole condividere con tutti noi perché sente anche il bisogno di comunicare un messaggio. Allora io lascerei a lei la parola, la accogliamo con un applauso. Lei. Ringraziamo anche la professoressa per la traduzione, anche se sappiamo che non ce ne sarebbe bisogno, però
As he said, my name is Suzanne Wassler, and I'm going to be sharing with you a story that is something that will also let you know how I became from anger to forgiveness. Buongiorno a tutti, io sono Suzanne Wassler e vi parlerò della mia storia e di come sono passata dalla rabbia al perdono. On December 22nd, 1986, something happened that changed my life. Il 22 dicembre del 1996 è accaduto qualcosa che mi ha cambiato la vita. My father was Reverend Bill Wassler. Mio padre era il Reverendo Bill Wassler. And I lived in with my family next to the church in South Florida. Vivevo con la mia famiglia nella casa parrocchiale, nella casa del Reverendo, vicino alla chiesa nel Florida, nel sud della Florida. It was in a very bad area, neighborhood. Era una zona piuttosto malfamata. My father was there to help people, whatever they needed, whether it was food, clothing, counseling, you name it, our family, our church, my father helped them. Mio padre era lì per aiutare le persone che avevano necessità, che fosse di vestiario, di soldi, di un consiglio. La chiesa era per loro come una casa. This happened 3 days before Christmas. 3 giorni prima di Natale. And instead of my family being together, my father and I had to go up to see the rest of my family. Non eravamo tutti insieme in famiglia. Invece di essere insieme, io e mio padre eravamo nella casa vicino alla casa. So that my father could see his first granddaughter that was just born. Perché mio padre voleva vedere la sua prima nipotina che era appena nata. My father and I went Christmas shopping together. Mio padre ed io eravamo andati a fare le spese di Natale insieme. We came home and I heard a knock on the door. Tornammo a casa e sentimmo bussare alla porta. I was wondering, is it somebody that we know that we've already helped or is it someone new? Mi chiedevo se c'era qualcuno che conoscevo o se era qualcuno che non conoscevo. And it was obviously someone new. Ma era qualcuno che non conoscevo. Because when I heard my father answer the door, perché quando sentì mio padre rispondere alla porta, I heard him make these strange noises. Ho sentito che emetteva degli strani rumori. And I knew something wasn't right. Sentivo che c'era qualcosa che non andava. I went out to see what happened. Sono andata a vedere cosa stava succedendo. I'm looking down the hallway and I see my father get stabbed with a knife by a man. E ho visto che in fondo al corridoio c'era mio padre che veniva più volte pugnalato da un uomo. Over and over and over. Continuamente. I went towards them to help my father. Sono andata lì per cercare di aiutare, mi sono avvicinata. By the time I got there, my father had collapsed on his hands and knees. Quando sono arrivata, mio padre si è inginocchiato, è caduto sulle ginocchia. The man turned quickly around and was going to stab me in the front, so I turned and he stabbed me 3 times in the back and I went down. Allora l'uomo si è rivolto a me, io mi sono girata, ma lui mi ha pugnalato alle spalle. My dad tried to get up to help me. Mio padre ha cercato di sollevarsi per aiutarmi. But he couldn't because the man turned around and did this all over again. Ma non ha potuto perché l'uomo si è girato di nuovo e ha continuato a pugnalarlo ancora ripetutamente. I tried to get up to help again. Ho cercato di alzarmi per aiutare di nuovo. And the man put his hand on my shoulder and he was standing right here, this close, with the knife held up by his head. Ma l'uomo mi ha preso, si è messo di fronte a me a una distanza ravvicinata, con una mano sulla mia spalla, l'altra con un pugnale vicino alla sua testa, alzato vicino alla sua testa. As I backed into the living room, I could see out of the corner of my eye my dad crawling to the front door, bleeding.
quando mi sono avvicinata, cioè indietreggiando verso il salotto, ho visto mio padre che si trascinava sanguinante. He collapsed by the front door. E davanti alla porta d'ingresso, è crollato. I saw the knife come towards my face. Ho visto la lama del coltello che si avvicinava verso il mio viso. But I turned my head like this and the knife went in twice here. Ma ho voltato in questo modo la testa e il pugnale mi ha colpito qui. And I fell down e sono, my face. E sono caduta prona. I pretended to be dead. Ho fatto finta di essere morta. Because I could hear the man that did all that work. Perché sentivo quell'uomo che continuava a lavorare, a fare questa operazione, questa attività, queste azioni. Watching to see if I would breathe in case he had to stab me more times to make sure I was dead. Sì, perché mi guardava se io stavo ancora respirando, perché in caso doveva finire il lavoro per finirmi, per uccidermi. So he could do what he came to do. E così poteva fare quello che era venuto veramente a fare. To steal money for drugs. Rubare soldi per la droga. Right when the man left me to go to my room first. L'uomo quindi mi ha lasciato ed è entrato nella mia camera. I could see my father's body underneath the sofa. I could see him trying to breathe. He was having a hard time breathing. Ho visto che mio padre era vicino al divano e respirava, ma respirava molto male. I had a moment to decide. Avevo un momento per decidere. That I had to survive to help save my dad's life. Dovevo sopravvivere per aiutare mio padre a sopravvivere, a salvargli la vita. This man was taking too long and I wanted him to leave fast because my father was not doing well. Ma quest'uomo ci metteva troppo e io dovevo invece intervenire velocemente per aiutare mio padre. The man finally left. Finalmente l'uomo se ne andò. And before he left, I saw my father not breathing anymore. Ma prima ho visto che mio padre non respirava più. So I had to convince myself that he was still alive so I could go to the phone to get help. Dovevo convincermi però che fosse ancora vivo, perché dovevo andare al telefono per chiedere aiuto. Because that was my goal, is to get help for my father to save my dad's life. Perché questo era il mio scopo, io dovevo salvare la vita di mio padre. Because that made it more obvious to me that that area, that neighborhood still needed my father's help. Perché io ero convinta che la zona in cui vivevamo aveva ancora bisogno di mio padre, che mio padre fosse vivo. But that's only one thing, that was one thing that I regret. E questa è l'unica cosa che rimpianto. Is that by the time I made the call, my father had passed away. La cosa che rimpiango è che quando sono finalmente riuscita a fare la chiamata, purtroppo mio padre I was not era morto. Able to do what I needed to do. Non ero stata in grado di fare quello che avevo bisogno di fare. My goal was to go back to my father. Il mio scopo era di tornare da mio padre. Because I did not think my dad deserved to die. Mio padre non meritava di morire. On that cold terrazzo floor in a pool of blood by himself. Ed era invece lì, steso in una pozza di sangue. If he was going to die, I wanted to hold him in my arms for him to take his last breath. Almeno avrei potuto stare con lui quando esalava l'ultimo respiro, abbracciarlo, tenerlo tra le mie braccia. But I wasn't able to do that. Ma non sono riuscita a farlo. When the help came, I blacked out because I had lost so much blood. Quando sono arrivati i soccorsi sono svenuta perché avevo perso molto sangue. I woke up in the ambulance, the helicopter, the emergency room, and all I did was ask, is my father alive? Mi hanno portato prima in ambulanza, poi in elicottero, insomma, alla fine le uniche cose che chiedevo erano, mio padre è vivo? I didn't care about myself as much because I knew I was going to heaven. I just wanted to save my father to help that area still. Non mi importava nulla di me, la cosa che mi importava era che mio padre fosse vivo e che potesse ancora aiutare l'area in cui vivevamo. My father got stabbed 22 times and I only got stabbed 5 times. Mio padre è stato pugnalato 22 volte, io soltanto 5.
The day that changed my life is something, another reason of why I'm here today. Il giorno, quel giorno che mi ha cambiato la vita è una delle ragioni per cui sono qui oggi. Me being a preacher's daughter, thought I knew a lot about biblical things. Io come figlia di un reverendo, di chiesa, pensavo di sapere molte cose sulla Bibbia, especially about forgiveness, soprattutto sul perdono, about life, not death, sulla vita e sulla morte, about mercy, compassion, sulla pietà, la compassione. And I didn't realize until I started discussing it and talking about it and hearing about it that I knew nothing. E invece finché non ho cominciato a parlarne non mi ero mai resa conto che non sapevo nulla di queste cose. So instead of us going to see my family, they had to come down to see if they knew my father was dead. They did not know until they got there if I was alive. La mia famiglia sapeva che mio padre era morto, ma non sapevano nulla di me, non sapevano che ero ancora vissero, ancora viva. This whole side that was stabbed was damaged. All hundreds of pieces of skull and two parts of my brain were removed. Da questa parte che è stata pugnalata è stata danneggiata, era fuoriuscito addirittura pezzi, parti di cervello, pezzi di cranio. So it took me a lot longer to get back into reality than other people would because of the damage that it had done. Quindi ho potuto ristabilire un contatto con la realtà molto più lentamente rispetto alle altre persone proprio a causa del danno che avevo subito. But after watching that horrible scene of watching my father get stabbed to death and die in front of my eyes, ma dopo aver visto quella terribile scena di vedere mio padre morire davanti ai miei occhi, was the worst thing that ever happened to me in my life. Quella è stata la cosa peggiore che mi è mai capitata nella vita. And I thought that I was going to be crying 24 hours a day. E pensavo che avrei pianto continuamente 24 ore al giorno. But every couple months or every year I would go to 23 hours, 22 hours, 21 hours. Ma con il passare del tempo mi rendevo conto che piangevo sempre di meno, 24 ore, 23 ore, 22 ore. Part of my healing process. È stata parte del mio processo di guarigione. That I did not know how to do myself. Che ho dovuto imparare a farlo su me stessa. The next 10.5 years I went through trials. Per 10 anni e mezzo, per i successivi 10 anni e mezzo sono stata ho frequentato i processi, ho partecipato ai processi. In the courtroom because this man James Bernard Campbell was caught that did it. Perché il processo era a carico di James Campbell, che era appunto l'omicida, sono riusciti a catturarlo. I testified as a witness for them to prosecute him at being guilty for what he did. Ho testimoniato, ovviamente, perché venisse processato per la sua colpevolezza, il suo reato. But it was after he was found guilty is when I had to think about the other issue, the death penalty. Ma è stato quando è stato effettivamente riconosciuto colpevole e quindi condannato che ho cominciato a pensare all'altro tema, la pena di morte. I only knew a little bit about the death penalty before this happened. Conoscevo molto poco sulla pena di morte prima che succedesse questo. But I will never forget my father's words about the death penalty that he shared with me 8 years before this happened. Però non potrò mai dimenticare le parole che mio padre aveva condiviso con me 8 anni prima che tutto ciò accadesse. I already knew the religious ways of my father's belief against the death penalty. Sapevo già come lui, dal punto di vista religioso, fosse appunto la pensasse in merito alla pena di morte. But he shared with me, like Tommaso said, about the cost, deterrence, the morality. Però lui ha condiviso con me tutto quello che implica la pena di morte in termini di moralità, di morale. Finally, after all of that, at the end, he said, "Let me give you an example." Alla fine di tutto il discorso che mi ha fatto, mi ha detto, "Lascia che ti faccio un esempio." That can prove to you
how strong I am against death penalty. Che ti faccia capire quanto io sia contrario alla pena di morte. He said, Suzanne, if anyone were ever to murder or kill me, ricordati Suzanne, se qualcuno dovesse mai farmi del male o uccidermi, I would still not want that person to get the death penalty. Non vorrò mai che quella persona venga sottoposta a pena di morte. And that's what helped me get through those first 5.5 years. E questo è quello a cui appunto ho pensato per i successivi 5-6 anni. Because even though I said the words, I forgive him. Perché anche se io ho detto a me stessa le parole, io lo perdono. It was only words coming from my mouth. Erano solo parole che venivano fuori dalla mia bocca. Not deep from within my soul. Ma non da dentro l'anima. I had feelings after I watched this happen that I never felt before. Ho provato dei sentimenti dopo che è successo questo fatto che non avevo mai provato prima. I never had the intensity of hate and anger that I ever had before in my life. Non avevo mai provato prima sentimenti di rabbia e odio molto forti. And I never thought it was possible for me, a preacher's daughter, to feel this way. E non pensavo nemmeno che io, come figlia di un uomo di chiesa, avrei potuto provare questi sentimenti. But it was true. I never felt this horrible negativity that I ever did, and it made it worse for me instead of better. Ma era vero, li provavo, e la cosa, anziché farmi sentire meglio, mi faceva sentire ancora peggio. But I was going through a period of time where I wasn't ready to 100% forgive him. Però era un periodo in cui non mi sentivo ancora pronta al 100% di perdonarlo. Because like I hear all the time from people about forgiveness. Perché sentivo sempre parlare di perdono. If I forgive that person, it will take away the person's memory, or it'll give them all that I ever have. E queste persone mi dicevano che se tu perdoni quella persona è come se facessi un torto alla persona che non c'è più. And I'm not going to give up the memory of my loved one, they say. E io non rinuncerei mai almeno a rispettare il ricordo della persona che amiamo. So it took me a while to realize that holding on to that hate and that forgiveness was not for him, James Bernard Campbell, it was for me. Quindi questo essere così piena di odio a questa persona, questa cosa non c'era a me, non a James Campbell. Let me say this again, it's not for that other person, it's for you. Il processo di perdono invece non lo devi fare per l'altra persona, lo devi fare per te stesso. So I went through the first trial, he was found guilty, then it went to the sentencing phase. Quindi, tornando al discorso processo, l'uomo è arrivato alla sentenza, alla condanna. In which I told the prosecutors and the court system that I was against the death penalty. Ma io ho detto al procuratore che ero contraria alla pena di morte. I told them for many years, please don't give them the death penalty. I'm against it. My family's against it. My father was against it. Per molti anni ho continuato a dire, per favore, non date la pena di morte a quest'uomo. Io sono contraria, la mia famiglia è contraria. But the court system did not respect me at all. Ma for my opinion. Ma la corte non mi ha rispettato, il sistema giudiziario non mi ha rispettato, non ha rispettato la mia opinione. I gave them chance. After chance. Ho dato in più occasioni mi sono espressa contro questa sentenza. For him to listen to me and give that man life, not death. Affinché venisse commutata la pena di morte a ergastolo. So two sentencings, he got the death penalty. Ma per due volte è stato condannato alla pena di morte. So I couldn't take it anymore. Così non potevo fare più niente. How I was being treated. Non potevo più sopportarlo, come ero stata trattata. And how they were treating James Bernard Campbell. Come stavano trattando James Campbell. James had no family, no friends, no anybody standing behind him at all in that courtroom.
James in quell'aula di tribunale non aveva nessuno, nessun amico, nessun familiare, nessuno. Except for me and my family and my church. Le uniche persone che lo supportavano eravamo io, la mia famiglia e la Chiesa. So what I had to do with all those years of giving them the opportunity to give him life? E quindi in tutti questi anni il mio compito è stato quello di dargli un'opportunità di vivere. I had to take it upon myself to hire my own lawyer to protect my victim's rights. Dovevo assumerlo come responsabilità quello di proteggere e tutelare i diritti della vittima. All those years I heard or saw in the newspaper or on TV. Sentivo parlare in TV, sui giornali. That people in America respected people with victims that were victims. Che le persone in America rispettano le persone che sono vittime. But I didn't realize it until my time. Ma non avevo capito fino a quando non è successo a me di essere una vittima. That they respected people for the death penalty that were victims, not as much as against. Ma che rispettano le persone. Per essere che rispettano le vittime per essere in favore della pena di morte non al contrario, non contraria alla pena di morte. So when I got up on the stand, the last sentencing. Così quando sono andata alla barra per l'ultima deposizione nel corso della condanna. I was educated by my lawyer, the victim's rights lawyer. Ero stata istruita dal mio avvocato che era un avvocato per le vittime, un avvocato della parte delle vittime. Things that I could do in that courtroom to hopefully get my opinion heard. Su cosa potevo fare affinché la mia opinione venisse ascoltata. Unfortunately, when I got up on the stand, the judge let me say what I would say if I was asked my opinion. Però mi è stato detto che potevo dire quello che volevo solo se veniva chiesta la mia opinione. And I told him, this is before the jury came in. E questo è avvenuto prima che entrasse la giuria. And I told him I would say that my father was against the death penalty, me and my family are against it, and I would tell him why we were against the death penalty. Ok, allora io gli ho detto quello che volevo dire, l'opinione che volevo esprimere contro la pena di morte, contro anche da parte della mia famiglia, che eravamo tutti contro la pena di morte. And he told me I was not allowed to say anything about my opinion against the death penalty. Però mi ha detto il giudice che non potevo dire nulla contro la pena di morte, non potevo esprimermi contro la pena di morte. So I almost felt like I was very limited in what I could do after that. E quindi mi sono sentita molto limitata a cosa potevo fare dopo di questo. Because I was thinking to myself, here I am a victim and I'm being threatened, you know, not to be able to say my opinion. Perché mi trovavo in questa situazione, ero una vittima e venivo minacciata se avessi provato a dire la mia opinione. Victims across the world are important no matter what happened to you and how. Le vittime in tutto il mondo sono importanti, non importa che cosa abbiano fatto e come. But I was able to get my opinion heard in that courtroom. I was able to get my opinion heard. Ma sono riuscita a far sentire la mia opinione in quell'aula di tribunale. Because when again for the fourth time the prosecutor asked me my name, my address and my career. Perché quando per la quarta volta mi è stato chiesto di fornire il mio nome, genere. I was finally able to say what I needed to say and I said my name. I said my address and I said my job is a hairdresser and I work to abolish the death penalty. Ed è stata in quell'occasione che sono riuscita a fornire il mio nome, a dire che cosa facevo, che sono una parrucchiera e che sono per l'abolizione della pena di morte. Another day that was very important. Quindi quello è stato un altro giorno importante.
importante. I did this to help him save his life. L'ho fatto per aiutare a salvare la vita a James Campbell. Originally I did it for God. All'inizio l'ho fatto per Dio. But I also was the voice of my father. Ma c'era anche la voce di mio padre. I did it for myself. L'ho fatto per me stessa. I worked to save James' life for the most important person, and that was James Bernard Campbell. E l'ho fatto perché in quel momento la persona più importante era diventato James Campbell. On June 13, 1997, 13 giugno del 1997, my testimony, my me be testifying. Ci fu una testimonianza davanti alla giuria. James was given 4 consecutive life sentences instead of death. E James venne condannato a 4 ergastoli anziché la pena di morte. Sono riuscita a puntare il mio dito verso James e dirgli: James, ti perdono, che tu lo accetti o meno, io ti perdono. And I still kept the right that I have for forgiving him. E io sostenevo il diritto che avevo a perdonarlo. For still crying tears for missing my father, I still have the right to do that even though I forgave him. Ma nonostante io stessi ancora piangendo per la perdita di mio padre, io avevo il diritto di perdonarlo. I have been blessed with meeting someone in San Eugenio and being a part of this for the past around 10 years. Da 10 anni sono entrata in contatto con la comunità di Sant'Egidio per questo. I'm with many organizations. Sono con molte organizzazioni, associazioni that is trying to share stories of victims. Che cercano di condividere storie di vittime. We go around the world sharing and educating people about the death penalty. E andiamo in giro per il mondo condividendo e cercando di istruire le persone sulla pena di morte. I'm not up here to preach to you. Non sono qui per farvi una predica. I'm here to educate you so you can make up your own mind. Sono qui solo per istruirvi affinché possiate aprire le vostre menti. After I forgave him, James, dopo che ho perdonato James, I was more clear about what I believed in against the death penalty. Per me diventò molto più chiaro il motivo per cui ero contro la pena di morte.
more steadfast in how important every person's life is. Molto più convinta dell'idea di quanto sia importante la vita di ogni persona. And more clear of where I'm going with this. Ed è molto più chiaro dove voglio arrivare. My goal is to abolish the death penalty in this world. Il mio scopo è abolire la pena di morte in questo mondo. You all are the youth. Voi siete i giovani. And you all are part of our future. E siete parte del nostro futuro. We can't do this without you. Non possiamo fare meno di voi per questo. In Florida we have an organization called Floridians for Alternatives to the Death Penalty. In Florida c'è un'organizzazione che si chiama Gli abitanti della Florida contro la pena di morte. And I need you, we need you to get on our website to be a member. E vorremmo che voi diventaste membri di questa organizzazione. To get updates to help us with executions in Florida. Per aiutarci a fermare le esecuzioni in Florida. To sign petitions. Per firmare le petizioni. To write someone on death row in America. Per togliere qualcuno dal braccio della morte in America. We are a button against the death penalty. Noi siamo contro la pena di morte. Put a bumper sticker on your car against the death penalty. Vorremmo che metteste un adesivo, ad esempio, sulla vostra macchina contro la pena di morte. Go online and learn more, do more research on the death penalty. Vorremmo che andaste sul web per fare più ricerche sulla pena di morte. Because I do not want you to do what I did. I waited until I was 24 years old to learn more about the death penalty. Perché io non voglio che facciate quello che ho fatto io, che ho dovuto aspettare di avere 24 anni per conoscere cos'è la pena di morte. About human rights. E capire quali sono i diritti dell'uomo. And how, if I were going to help the government, se io voglio aiutare il governo in America, in America, execute James Kirk Campbell, se io avessi voluto aiutare il governo in America, what would that make me? Fare l'esecuzione, condannare a morte, fare l'esecuzione su James Campbell, cosa sarei diventata io? James has this title, as all murderers do. James ha questo titolo, come hanno tutti gli omicidi. Murderer. Assassini. If I were going to help the government, that would make me a murderer too. Quindi così come James è un assassino, se io avessi aiutato il governo a eseguire la condanna a morte, sarei diventata anch'io un'assassina. And I refuse to be like him. Io non voglio avere questo titolo, io non sono come lui. I think a lot of people here probably have heard Gandhi, what Gandhi said. Sicuramente molti di voi sapranno che cosa ha detto Gandhi. Why kill people? Perché bisogna uccidere le persone? Who kill people? Chi uccide le persone? To show us the killing people is wrong. Per dimostrarci che uccidere è sbagliato. Very simple. Molto semplice. Very simple. Very, very simple. So, thank you. Allora, grazie a Susan per le cose che ci hai detto, per la storia che ci hai raccontato e prima di lasciare a voi la parola per le vostre domande, così già ci potete un po' pensare, volevo soltanto dire un pensiero che mi veniva in mente sentendoti parlare, ed è che questa storia non è semplicemente una storia di buoni sentimenti, non è la storia di un sentimento che poi non è solo un sentimento ma anche un'azione, cioè quella di perdonare, che è così naturale, che è così scontata.
Susan ci ha raccontato che per perdonare ci ha messo 5 anni e mezzo, anche se aveva letto del perdono nella Bibbia, anche se aveva un padre reverendo che le parlava della morale, però perdonare è stato un travaglio interiore, è stato un pensiero continuo, e aver saputo perdonare quest'uomo l'ha resa libera, l'ha resa più felice e anche l'ha portata fino a noi oggi qui. Io pensavo a quanto Susan ci diceva anche in relazione a quanto è avvenuto il 13 novembre a Parigi. Forse voi avete letto su Facebook, gira una bellissima lettera di un marito, di un uomo di Parigi che ha perso la moglie, che è stata uccisa negli attentati e che ha lasciato una figlia senza madre. Questo marito ha scritto questa bellissima lettera che sta girando sulla rete e ha scritto: voi non avrete mai il mio odio. In fondo questo marito, quest'uomo, ha vissuto una storia simile a quella di Susan, e come Susan ha trovato la forza di non rispondere al male con altrettanto male, di non rispondere all'odio con l'odio, ma di rispondere con l'amore. E guardate che non è facile, lo sappiamo che non è facile, però è possibile. E oggi le cose che Susan ci ha detto, la risposta di quest'uomo, ma vorrei anche dire le parole del padre di Valeria Solesin, forse avete seguito i funerali che ci sono stati martedì a Venezia. Sono state parole non di rabbia, non di rancore, sono state parole umane, parole vere, parole di incoraggiamento a chi non si arrende. In fondo, chi risponde ai terroristi dicendogli voi non avrete il mio odio, li attacca nel modo più diretto, è proprio ciò che ai terroristi fa paura, non avere il nostro odio, non avere la nostra paura, non avere la nostra vendetta, è ciò che fa più paura a chi vuole seminare terrore. Allora, io vorrei ringraziare Susan ancora. Susan è una parrucchiera un po' particolare, eh? Non so chi di noi ha delle parrucchiere o dei barbieri così combattivi e con un secondo lavoro così importante come l'abolizione della pena di morte. Ecco, però oggi Susan ci chiede, credo a tutti, di avere un po' di più coraggio di andare controcorrente, perché oggi noi ci sentiamo dire non solo che il perdono non è possibile, ma che perdonare non è nemmeno giusto, che davanti a un torto bisogna rispondere semmai con un altro torto e non certo perdonando. Ecco, Susan oggi credo che ci aiuta tutti a sognare e desiderare di andare un po' controcorrente. Allora un po' con questo pensiero, anche con la domanda sul perdono, anche nella nostra vita, perché poi il perdono è una cosa molto concreta, cioè penso che capi a tutti di subire qualche dispetto, qualche torto più o meno grande, e ciascuno nella sua vita quotidiana di tutti i giorni si trova anche di fronte alla domanda: ma io perdono oppure me la leggo al dito? E anzi, ecco, ma il sogno di Susan è quello che attraverso il perdono si cambia la vita, e un mondo senza la pena di morte è un mondo più umano. Il sogno di Susan, che nasce dalla sua capacità di perdonare, il sogno di rendere il mondo più bello. Questo vuol dire andare controcorrente. Allora adesso vi ho dato il tempo per pensare anche a qualche domanda, a qualche commento, lo potete fare in inglese o in francese, no, in francese no, in italiano, in francese c'è qualcuno, però meglio di no, qualche commento.
e Susan risponde volentieri. Sì. Allora, forza, dai. Qualcuno che rompa il ghiaccio, venite qua, parlate al microfono, perché non abbiamo la possibilità di portarvelo lì, insomma, non abbiamo problemi. Forza, dai, io vedo che gli spunti di riflessione, qua di commento, no? Di qualsiasi tipo, perché penso che Susan sia pronta, come dire, a qualsiasi tipo di obiezione, no? Ce ne siano tanti. Dai. Condannati all'ergastolo, che pensano dell'ergastolo che sia una pena che, togliendo ogni tipo di speranza, non rediva, cioè non dia nessuna possibilità di cambiamento, no? Quindi è chiaro che dal punto di vista di Susan già il fatto di tramutare la pena di morte in ergastolo era comunque una grossa conquista, una grossa vittoria, perché si assicura comunque il diritto alla vita, no? Però ecco, Carlo che chiedeva all'interno del problema del senso della pena, no? Se l'ergastolo può avere un senso, insomma, no? Può addirittura più ergastolo. Poi, forza ragazzi, nelle altre scuole hanno fatto molte domande, quindi non credo che noi siamo da meno. Forza! È una buona domanda. Now since in America we have gotten 7 states to abolish the death penalty, but we still have 31 more states that have the death penalty. Anche se in America adesso in molti stati è stata abolita la pena di morte, ce ne sono ancora 31 dove viene applicata. But in each state they all make their own rules of how long a life sentence is. Però in ogni stato applicano le loro regole, cioè hanno le loro regole su quanto deve essere, ad esempio, lungo l'ergastolo. And in my particular case, they gave him four consecutive life sentences of 25 years each. Nel mio caso hanno dato quattro ergastoli, ognuno di 25 anni. Because of four reasons that he was convicted. Per quattro motivi per cui era stato incarcerato. Murdering my father. Aver ucciso mio padre. Attempting to murder me. Tentato omicidio nei miei confronti. Robbery. Rapina. And assault. E aggressione. So legally they just put it on paper of the four consecutive life sentences. Quindi semplicemente dal punto di vista legale hanno messo su carta quattro ergastoli, ognuno di 25 anni. And 2.5 years ago I went to his appeal. Sono stata al suo appello. And spoke because I learned that still when he's in prison he still has been very violent. E ho saputo che mentre era in prigione continuava ad essere molto violento. Unfortunately no improvement to get out. E purtroppo non aveva nessuna prospettiva di miglioramento per uscire. So my testimony gave him unfortunately like another 150 years. La
mia testimonianza gli ha dato ancora altri 150 anni. Which you are correct on saying it doesn't do nothing for them. Però che cosa fa? Non fa niente, questo avete ragione. But kind of like what I said before is that's just one issue of the prison system, the court system. Sì, questo è un problema, è uno dei problemi del sistema legale. It's almost like we can punish these criminals. È come se noi potessimo. For what they've done, but what do we do inside each prison to improve them? È come se noi potessimo punire i criminali, però dopo all'interno di ogni prigione che cosa possiamo fare per migliorarli? So when they get out, they don't have to go back into prison. Affinché quando vanno via, quando escono di prigione, non debbano ritornarci. What does America expect them to do when they get out with a bad record, with violence, and they get more violent after they've been in prison? Che cosa si aspetta l'America da queste persone dopo che sono state in prigione, hanno subito violenze e sono diventati ancora più violenti mentre erano in prigione? They also have their voting rights taken away. Li tolgono il diritto di voto. They can't get a job. Non possono trovare un lavoro. So what do they expect of them? Allora che cosa ci si può aspettare da queste persone? And every prison in America has different, a little bit of different rules and laws too. E ogni prigione in America ha le sue leggi e i suoi regolamenti. Different educating tools. Diversi sistemi di istruzione. For instance, some jails are allowed to have certain prisoners train dogs for disabled and blind people. Per esempio, ad alcuni viene concesso di avere un cane da istruire per diventare un cane per non vedenti. Some are able to get their college education. Alcuni possono avere la loro istruzione da college, quindi riuscire ad avere un diploma da college. But it's another reason going back to the death penalty about funds and funding in America. Il problema sono i fondi a disposizione. It's one of their excuses. Sono le scuse più che altro. To not help people that are getting out. Per non aiutare le persone quando escono. Did you know that it costs more to give someone the death penalty than to keep them in for life? Lo sapete che costa molto di più uccidere una persona con la pena di morte piuttosto che mantenerla in vita? And as he said, Tommaso said, is that violence that is shown, which is execution, begets and makes violence worse, not better. E come ha detto Tommaso prima, la violenza chiama violenza e non è un deterrente contro gli omicidi. In Florida, after someone is executed, you know there's a death certificate. Sapete che in Florida quando una persona viene applicata la pena di morte e viene fatta l'esecuzione, c'è un certificato di morte. And even though it's in the law books that in Florida we're allowed to execute, to me the same as murder. Ma anche se c'è stato il permesso a fare l'esecuzione della pena di morte legalmente, per me è un assassinio. A coroner puts on cause of death on the certificate. Su quel certificato in un angolino si legge causa della morte. Homicide. Omicidio. Forza ragazzi, dai, qualche altra domanda?
Very good question. That is one of the difficulties we have in America, and one wish that I have. Questa è una buona domanda, è una delle difficoltà che abbiamo in America. We have many against the death penalty organizations. Ci sono tantissime organizzazioni contro la pena di morte. But to me, I wish we would all get together to put our funds together to work on the same thing. Ma secondo me dovremmo essere tutti insieme, riunire tutti i fondi che abbiamo per un unico scopo. We're very spread out and spread the funds out for each organization to try. Invece siamo tutti separati e quindi anche c'è una dispersione di fondi. But we welcome all funds on our website, of course. Ma naturalmente siamo ben disposti ad accettare qualsiasi aiuto, supporto economico tramite il nostro sito. Floridians for Against the Death Penalty? Ah, ecco. Gli abitanti della Florida, l'organizzazione degli abitanti della Florida contro la pena di morte. Journey of Hope from Violence to Healing. Journey of Hope, il viaggio della speranza. A very important one, which is Innocence Project. Un'altra molto importante che si chiama Innocence Project. All need funds. Tutte queste associazioni hanno bisogno di fondi e ce ne sono tante altre. But sometimes it doesn't take just funds. Ma a volte non è solo una questione di fondi. Look what I'm doing right now without funds. Guardate che cosa sto facendo oggi senza fondi. Thank goodness for San Egidio. Grazie alla comunità di San Egidio che mi ha portato qui. Per poter fare questo. E questo lo facciamo in tutto il mondo. Per abolire la pena di morte. So we need people like you to get on our websites to help us in your own way without funds. E noi abbiamo bisogno di persone come voi, perché andiate sul nostro sito, ma senza necessariamente dover dare dei fondi, degli aiuti, dei supporti. We are all a part of this, we need to unite. Ma siamo parte, tutti insieme parte in causa in questo, cioè dobbiamo essere uniti. And while you're here, join the Cities for Life. E mentre siete qui, tutti insieme uniamoci alla City of Life. Matteo, io vorrei capire come si fa a perdonare una persona che ha tentato di ucciderti e ha ucciso il proprio padre. Per riuscirci mi ci sono voluti 5 anni e mezzo. But even though I forgave him 100% in the 5.5 years. Ma anche se mi ci sono voluti tutti questi anni. I still work every single day within myself. Però ancora oggi, ogni giorno, dentro di me faccio un lavoro. Per tenere fede a questo processo di perdono. Which I will be doing until my last breath. E che dovrò fare, dovrò continuamente sottostare a questo processo di perdono che faccio dentro di me fino al giorno in cui esalerò l'ultimo respiro. Like I kind of said before, come ho detto prima, if it wasn't for my father telling me if I were ever going to get killed and murdered, I would still not want that person to death penalty. Come ho detto prima, se non fosse stato per mio padre che mi aveva detto se qualcuno dovesse uccidermi io comunque non vorrei che quella persona andasse a morte. That's what helped me keep alive and strong and try to help until I forgave him in my work against. Non sarei riuscita a sentirmi così forte nel mio proposito di perdonarlo. I also learned that
to me, the base was, yes, the base is faith and spirituality against the death penalty. La base sicuramente era la fede, la spiritualità contro appunto la pena di morte. But it also helped in these organizations that I joined, like Journey of Hope. Ma quello che ha aiutato nelle associazioni che io, di cui faccio parte, come Journey of Hope, that there's all types of victims. Che ci sono tanti tipi di vittime. I had a loved one killed. Io ne amavo una che è stata uccisa. But we had victims like, and victims' families from people like Dominic Green. Ma abbiamo anche vittime, come ad esempio i familiari di Dominic, di cui parlava Tommaso prima. That were now victims after he was executed. Che erano diventate vittime dopo che lui era stato condannato a morte e a cui è stata fatta l'esecuzione. People like Curtis McCarthy. Persone come Curtis McCarthy, that was on death row, suffering. Che è stato nel braccio della morte soffrendo. Waiting every day, not sure if he was going to get executed. Not only executed, but innocence. Che per 21 anni ha temuto che appunto prima o poi venisse applicata questa sentenza della pena di morte, e invece era addirittura innocente. And the continuation of these executions. E la continuazione di queste esecuzioni. For instance, I was in Texas last month with Journey of Hope. Ad esempio, lo scorso mese ero in Texas con Journey of Hope. And we stood outside Huntsville. Ed eravamo proprio fuori Huntsville. Ed eravamo fuori Huntsville, la prigione, dove stavano per fare una esecuzione. And even though I saved James Bernard Campbell's life, e anche se sono riuscita a salvare la vita di James Campbell, it still hurts me to the bottom of my heart. Ma dal profondo del cuore mi fa ancora male. Every time they execute somebody else. Quando ogni volta che fanno un'esecuzione su qualcun altro, that could have been James che poteva essere come James Campbell. These people on death row, queste persone nel braccio della morte, they are just like you and me, they're a human being. Sono esseri umani proprio come me e voi. You might hear about these people that have just a number for being in prison. Magari possono sembrare solo dei numeri, come i numeri che si ottengono quando si va in prigione. They bleed the same color blood that we do. Ma hanno lo stesso colore del nostro sangue. They have equal rights as we do. E hanno gli stessi diritti che abbiamo noi. They're just as important as us. Sono importanti quanto lo siamo noi. And I still ask the question. E io faccio una domanda. Why is America spending $1 million to execute someone who is very poor? Ma perché l'America deve spendere $1 million per fare un'esecuzione su una persona che è molto povera? Those reasons and more are why I was still able to forgive James Campbell. E questo è uno dei motivi per cui io sono riuscita a perdonare James Campbell. Avesse avuto la possibilità quel giorno in cui sono entrati e hanno ucciso suo padre. E la seconda invece è cosa si può fare in concreto in paesi come la Cina, dove vige il silenzio per forza di cose, se no appunto si muore.
Prima di tutto, ottima domanda, prima di tutto, essendo figlia di un prete, I never thought that I would have those feelings of wanting to do that. Non avrei mai pensato di avere i sentimenti di volerlo fare, cioè di volermi difendere. But when I was speaking my story, ma quando ho parlato della mia storia, in a death penalty state, in una condizione, in uno stato in cui veniva applicata la pena di morte, a police officer asked me that same question. Un ufficiale della polizia mi ha chiesto la stessa cosa. That I had no idea what to answer. Non sapevo cosa rispondere. Never thought about it. Non ci avevo mai pensato. But when I did have a chance to think about it, ma quando ho avuto l'occasione di pensarci, I realized, mi sono resa conto, that I don't know, because I didn't have that opportunity. Che non lo so perché non ho avuto quell'opportunità. But if I did have that opportunity, ma se l'avessi avuta, I could have very well done something, because when things like that happen, your whole body, mental, physical change when you're in that situation. Ma se l'avessi avuta, avrei fatto qualcosa, perché la tua anima, il tuo corpo, tutto cambia quando ti trovi in una situazione come quella. And this might sound bizarre. This might sound bizarre. E questo può sembrare strano, bizzarro. But I thought about it afterwards, is what if I had the chance, what would I do? Se avessi avuto la possibilità, pensandoci dopo, a posteriori, che cosa avrei fatto? Maybe in a PK, a preacher's kid. Come figlia di un predicatore. I would think that, okay, if I had the chance, maybe I would want to, you know, hit his arm so he couldn't hurt my father anymore. Magari avrei cercato di colpirlo sul braccio di modo che smettesse di colpire mio padre, oppure farlo svenire, colpirlo sulla testa. But what I learned is what we all need to know. Quello che abbiamo tutti bisogno di sapere is to know a lot of these things about forgiveness before these situations come up. E che tutti noi dobbiamo capire bene questo discorso sul perdono prima che avvenga una situazione del genere. We also do not know what the future holds. Non sappiamo che cosa ci riserva il futuro. In our reactions to what could happen to us. E non sappiamo come reagiremo se ci capitasse una cosa del genere. But to answer the question, I could have very well done that. Ma per rispondere alla tua domanda, sicuramente avrei fatto qualcosa. And about China, from what I know, a little bit about China, is that per quanto riguarda la risposta sulla Cina, off the record, secondo dei dati, it is hypothetically said, in teoria si dice, that they do over 1,000 executions a year. Sì, c'è una stima di circa 1,000 esecuzioni all'anno. Più di 1,000. 2000, però il numero non è appunto possibile conoscerlo perché si tratta di un segreto di Stato, quindi... No, però volevo dire che fra quelle 2000 città per la vita, e quest'anno ci sono anche 4 città cinesi che hanno accolto testimonianze incontri per parlare della pena di morte, quindi è un segno molto bello. Qualcos'altro? Prego. Allora intanto ne faccio una io. Una delle questioni, delle domande che vengono fatte anche in classe quando si affrontano questi argomenti è quando ci si trova di fronte a reati molto gravi, no? Reati molto gravi che vanno a colpire appunto persone innocenti, come il caso del papà di Susan, no? Non è possibile pensare che la pena di morte possa essere giusta, tra virgolette, no? Cioè, una delle obiezioni è proprio questa, cioè ci sono dei reati, alcuni tipi di
reati che possono in qualche modo giustificare la pena di morte. Questa è un'obiezione, non è il mio pensiero, però siccome la sento spesso vorrei che Susan ci dicesse il suo punto di vista. C'era stata una bomba su un aereo. Like in America we're having people shoot people in theaters and gatherings too. Anche lì ci sono appunto delle persone anche in America ci sono delle persone a cui viene sparato durante ad esempio degli eventi, concerti e cose del genere. And those same people that back me up and agree with me about my opinion about the death penalty. E quelle stesse persone che mi supportavano nella mia opinione riguardo alla pena di morte say that they're for the death penalty in these bigger terrorist. E mi dicevano che però erano per la pena di morte in questi casi ad esempio di attacchi terroristici. So personally for me there's no in between. Però secondo me non c'è una mezza via, non c'è una posizione a metà strada. I don't go back and forth. Cioè io non vado avanti e indietro. Whether it was one or a thousand killed. Che si tratti di una persona uccisa o di mille persone uccise in una volta. Same belief that I have in either one. Rimango nella mia posizione e la porto avanti. Goes back to forgiveness. Sempre si ritorna sul discorso perdono. Forgiveness gave me more steadfast strength in being against death penalty for life than ever was before. È il perdono che mi ha aperto gli occhi sulla death penalty, sulla pena di morte, e mi ha capito qual è la posizione che io devo conservare in merito. So it goes back to what I said before. Quindi questo si ricollega a quello che ho detto prima. If I was going to help the government kill him, that would make me the same. Se io aiutassi il governo a uccidere con un'esecuzione, diventerei io stessa un'assassina. So those people, those situations too are the very same. They don't want to be like them. They shouldn't be like them. Quindi anche quelle persone che si dicono comunque favorevoli in certi casi, ma loro non devono voler essere come gli assassini. Forgiveness is making them weaker, not more strong. Loro pensano che il perdono li renda più deboli, non più forti. Forza, qualche altra sollecitazione? Andiamo. Cosa ne pensa che di fronte alla legge non tutti sono uguali, quanto non tutti hanno la disponibilità economica di prendere degli avvocati per potersi salvare? Sì.
Michela, scusa, ti riferivi a una considerazione sul mondo oppure in un paese in particolare? Well, that's what you need to go on the website www.info.org because it tells you a lot of answers for those kind of questions. Allora, se voi andate sul sito www.deathpenaltyinfo.org troverete tantissime statistiche e dati proprio su questo tema. Yes, statistics and research on those topics, because let me give you an example. Adesso vi diamo subito un esempio su statistiche e ricerche che sono state fatte in merito. But it also, that's why I said before, it surprises me that these poor people that are on death row in America. Come vi ho detto, ci sono persone povere che sono nel braccio della morte in America, che hanno problemi economici, ci sono persone che addirittura hanno, sono disabili dal punto di vista mentale. Why do they spend so many millions on them? Perché spendere tanti milioni su di loro? Florida spends at least 53 million a year on the death penalty. La Florida spende almeno 53 milioni di dollari per la pena di morte, per l'esecuzione. But also more people, well, it's right now it's about a little bit under, but a lot of people that are black, African American. Ma molte persone nere di colore, afroamericani, get the death penalty for killing a white. Vengono condannati a morte per aver ucciso un bianco in misura molto maggiore rispetto alla pena di morte a cui viene condannato un uomo bianco, una persona bianca che ha ucciso una persona di colore. So there is a very good question on equality in America. In effetti in America c'è parecchia discussione sul concetto di uguaglianza. Basically, when I go to Washington D.C. every year, perché quando ogni anno mi reco a Washington, we have a fast and vigil against the death penalty. Facciamo lo sciopero della fame, delle manifestazioni contro la pena di morte. Right outside the steps of the Supreme Court of America. Proprio giù dagli scalini della Corte Suprema dell'America. It basically says we are equal. Dove c'è scritto noi siamo tutti uguali. But they do not show that in the court system. Però nel sistema giudiziario non lo fanno vedere, non lo dimostrano. My friend told me, reminded me in Texas last month. Un mio amico del Texas il mese scorso mi ha ricordato. He has these bracelets that he hands out to people. Hanno dei braccialetti, no, che danno alle persone. That the exact words are. Che le parole giuste sono. That there is no such thing. Che non esiste niente. As a lesser person. Come una there's no such thing as a lesser person. Non esiste nessuna persona inferiore a un'altra. In other words, we are all equal. Insomma, siamo tutti uguali. Whether you're the Pope, the President of the United States, che lo dica il Papa, il Presidente degli Stati Uniti, you work at McDonald's, che tu sia il Papa, che tu sia il Presidente degli Stati Uniti, o che lavori a McDonald's, we are all equal. Siamo tutti uguali. And San Egidio and all of our organizations, Amnesty International, are working for us all to be equal, our human rights. E la nostra organizzazione, la comunità di San Egidio, lavorano per
Adesso spiegheremo, la domanda è perché la pena di morte in America è così costosa. That's a very good question too, because that's very it's hard to understand at first. Infatti è una cosa che anch'io non capivo all'inizio. Because it shouldn't cost that much to get the death penalty. Perché non dovrebbe costare molto applicare la pena di morte. But in America we have all these laws and rules. Ma abbiamo tante leggi, tanti regolamenti in America. That the court system, the prosecutors, the defense, the juries, the judges, che i procuratori, gli avvocati, la giuria, i giudici, the sentencings, le sentenze, the guilty phase, il riconoscimento della colpevolezza, tutti questi riti processuali che riguardano appunto, che si reiterano e che riguardano appunto la condanna di una persona. It's a long process of court proceedings. Ci sono tantissimi procedimenti processuali che tengono, che prendono tanto tempo. Is where the over $1 million goes to kill a poor person. E che praticamente fanno arrivare a una lievitazione di costi che arrivano fino a $1 million per uccidere una persona. E per quanto riguarda l'esecuzione della pena di morte per reati federali, i costi lievitano ancora di più, perché sono costi ancora più alti per fare federal executions, quindi delle esecuzioni 14 milioni di dollari per ogni esecuzione. Ok, l'ultimo. I don't think you've heard this story before in America about the Oklahoma City bombing. Non so se avete sentito quello che è successo nell'Oklahoma, che c'è stato bombing, è stato bombardato, insomma, sono state messe delle bombe a un istituto federale. Someone named Timothy McVeigh was convicted and executed for that. Un uomo, Timothy McVeigh è stato arrestato e condannato per questo. And in our group, Journey of Hope, there's someone named Bud Welsh. Nel nostro gruppo Journey of Hope c'è una persona chiamata. His daughter. Bud Welsh. His daughter was killed in that building. C'era sua figlia in quel building, in quell'edificio, ed è morta. And he has talked and asked them to not have the death penalty, but they still gave him, got him executed. E lui ha chiesto che facesse. E lui, nonostante questo, non voleva che venisse condannato a morte la persona responsabile di questo attentato. Ma nonostante lui si opponesse, la persona è stata uccisa, è stata fatta l'esecuzione. And he had the amazing time of going to his family, his parents, that got executed. E quest'uomo è andato a trovare la famiglia della persona che è stata uccisa con la pena di morte. He was able to speak to them. They were at first frightened to speak to him, thinking that he would not be the way as gentle and kind and compassionate as he was. La prima reazione della famiglia è stata una reazione di paura, perché non capivano che cosa lui volesse, temevano che appunto fosse, non sapevano che reazione avrebbe avuto, e non sapevano che si sarebbero trovati di fronte a una persona piena di gentilezza e di compassione. To explain and tell them personally, the family. Tell them personally. Okay. Lui voleva. Betty. Perché?
perché lui voleva parlare direttamente e personalmente a questa famiglia. Of how that he showed them how important they were as much as he was. Perché appunto voleva far loro capire quanto lui riteneva queste persone importanti, come ovviamente riteneva come lui riteneva queste persone vittime, proprio come lui lo era stato, per far sentir loro tanto importanti quanto lui era. And prove to America that they are causing more victims. E provando all'America che così avevano creato, facendo l'esecuzione, avevano creato più vittime, con l'esecuzione avevano creato più vittime. Ci stiamo avviando verso la fine del nostro incontro, io volevo soltanto dire un pensiero conclusivo, ecco, ringraziando Susan, facendole anche gli auguri perché oggi è il Thanksgiving Day negli Stati Uniti, quindi facciamo anche Io ci tenevo soltanto a dire che oggi la storia di Susan ha portato a noi tutti più vicino il tema della pena di morte e vorrei dire che oggi Susan ha degli alleati in più. Ognuno di noi si è quantomeno sentito interpellato da quanto Susan ci ha raccontato e allargare gli interessi, allargare il cuore anche a problematiche semmai lontane da noi ci fa bene, quindi è un motivo di ringraziamento in più per Susan. Io vorrei dire soltanto come ognuno anche può, uscendo da questa sala di oggi, e spero che uscire oggi da questa sala dopo aver ascoltato Susi ci faccia tutti uscire un po' diversi da come siamo entrati, un piccolo gesto per aiutare Susan nella sua battaglia. Si può firmare una petizione per l'abolizione della pena di morte, un piccolo gesto, una firma, però aiuta, aiuta tanto. Così come si può corrispondere con un condannato a morte, quanto è stato importante per Dominique aver avuto qualcuno che abbia cominciato a scrivergli e si sia fatto vicino. Sul sito della comunità di Sant'Egidio, www.sant'egidio.org, nella sezione dedicata alla pena di morte, c'è scritto come si può corrispondere con un condannato a morte. È una cosa bella che ciascuno di voi può fare se solo parla un po' di inglese. Va bene? E poi l'ultima cosa. Essere contro la pena di morte vuol dire essere a favore della vita, prima di tutto. Vuol dire essere a favore della vita, specialmente quando la vita è fragile, è debole, è messa in pericolo. E in questo senso ci sono tanti condannati a morte, condannati a morire, anche nelle nostre società, anche vicini a noi. Allora, io spero che da questa conferenza, da questo nostro incontro, sorga anche in tanti il desiderio proprio di avvicinarsi alla vita di chi soffre. Sono i condannati a morte, ma sono anche tanti che hanno la vita fragile, messa in pericolo. Quindi grazie a voi e grazie a voi.